Ed eccoci qua, ragazzi! Bentornati sul mio canale! Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Shadow of the Tomb Raider! Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa. Ok, sì, sono loro. Ok, la scorsa volta. E siamo qui in quanto, regà, dobbiamo andare. Non ho capito bene dove. Fatemi vedere la mappa. Ok, dobbiamo andare qua. Perché se non erro, hanno rapito il figlio della regina qua, non mi ricordo come si chiama, e dobbiamo andare a salvarlo. E mi sono fatto un po' di acquisti, ho fatto qualche, mi sembra qualche potenziamento prima di staccare, ma voi non l'avrete sicuramente visto. E dobbiamo andare lassù. Ok, ora raga, le ambientazioni. John, dovrei essere quasi alla miniera. Secondo Uchu è ai piedi della montagna. Ha mandato avanti un ribelle per aprire un varco. Grazie. Ok. Dovremmo essere qui, no? Ah, guarda, c'è questa scatola qua. Mappa aggiornata. Ah, questo non lo posso. Impara le lingue antiche. Opla. Trovato. Tempio della montagna. Noi che abbiamo questa abilità qua. Allora, vediamo un po'. No, di là. Allora, se mi lascio andare ci muoio male, sicuro. Ah no. Dovrò fare attenzione. Parecchio dobbiamo stare attenti. Allora, qua abbiamo dei manufatti. E dobbiamo andare di là. Ma mi devi spiegare come caspita fai a mettere la pistola in sto coso. Pantaloni io non ne vedo, eh. Come fai a mantenerla la pistola? Vabbè, spiegamelo. Spiegami come caspiterina fai a tenere la pistola. Vai di là. Ci sono. Onorato se n'è andata con Akan. Sarà pronta quando aprirai il passaggio. Ok. C'è un passaggio. Potenziare qualcosa? No, non posso potenziare niente. Ok, perfetto. Però mi dice che c'è qualcosa da fare. Ah sì, perché sicuro c'è un qualcosa qua. Posso usare qui? Ah, ma perché abbiamo comprato la roba. Ecco perché. Ok. Allora, dove dobbiamo andare? Giù di là. Ma qua dentro c'è qualcosa?
Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ok. Di qua. Qua c'è qualcosa? No, ok. Quatti come gatti, regà. Quatti come gatti. Sono sulla strada giusta. Sì, perché finché troviamo i cattivi. Allora, qua non c'è niente. Di qua mi pare ci sia niente. Ok, allora devo andare lì sotto. Attenzione. Oh, preciso! Dammi tutta la tua roba, ciccio. Che poi te l'avevo fatto furtivo e me l'ha ciulata. Ma c'è, no, non posso andare. Non c'è niente qua, vero? Di... no, c'è quello. Ma che le bombe fumogene. Se fosse servito per distrarla anche l'altro, era meglio. Dovrei esserci ormai. Non ho abbastanza spazio. Ecco l'accesso che devo aprire. Ok. Cavolo, è lontano. Dinke, tu, la tictema casa se wendi. Te machni quali timich masiltise. Kena, achiwei kenta, tu. Melawa quali ti guachtosquia se chiquei tonali. Vai via, 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 via. Ah, merda. Oh.
Ma tu vei ta lingua che si chimba. Via 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 via, corri. Ora devo aprire l'accesso. Porca miseria. Stavo andando così bene, poi mi hanno beccato, ho sbloccato il trofeo. Mannaia! Forse il meccanismo della porta è in cima a quel muro. E un attimo, volevo assicurarmene. Saliamo su. Tony Shokol, Kalanvil! Madre! Muchu, portalo fuori di qui! Ok, speriamo solo che riusciamo a salvare anche lei, visto che il figlio John è scappato. Come sta, Ezley? Bene, l'hanno liberato, ma un urato è stata catturata. Nonno, tu stai bene? Sì, vado a cercare lo scrigno. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Fai ciò che devi fare. Grazie. Ok. L'occhio del serpente, eccolo lì. Aspetta, è lì in mezzo? Via! Ok. Mamma mia, ce la stiamo vedendo bruttissima, regà, eh. Allora, adesso andare giù. Oh. Cioè, mi sa che lì finiamo veramente malissimo. Guarda, ma che ho fatto? Ok. Sì, ma qua.
Olle. Qua come si va? Non mi pare io posso, no. Devo andare. Ah, devo andare sotto? Ok, andiamo sotto. Aspetta che... acqua. Ok, perfetto. Vai, nuota. Ah, ma i pantaloni ce li ha. E perché prima non si vedevano? No, ma non li ave. Ah no, che quella è pianta medicinale. Ok. Gurka. Scorgere un tempio laggiù. Cenote? Ok. Ho fatto catturare un Uratu. Cosa ne farà di lei, Dominguez? Finché avrà bisogno dello scrigno, la lascerà vivere. Andate una bella potenziata. Diari. Chissà cosa c'è in quel tempio. Uii, teschi. Chi le avrà fatte? Tra l'altro adesso incontreremo quelli... Non è Maya, né Inca. I tizi neri lì, quella creatura nera? Possono essere solo loro. Intanto io mi fabbrico le frecce incendiarie. È alto, ma posso tuffarmi. Ok, occhio del serpente. Mostrami cos'hai. Mostrami le tue meraviglie. Tempio. Dai, brava, vai giù e via. Un bel respiro. Oh, ce n'è di roba qua, eh. Immaginavo ci fosse una trappola. Era palese. Lassù. Macabro. Allora.
andare di là. Io sento degli spari però. Cos'era quell'affare? Sempre più terrorizzato qua. Uè. Chi era? Che? Caspit era. Allora, di qua si può andare avanti, ma anche di qua si può andare avanti. È solo un rumore. Sì, solo un rumore. Peccato che ce ne sia già stato più di uno di rumore, Lara. Dai, corri, corri, corri sulla parete e via. Non è per niente tranquilla sta zona. Spettacolo. Mamma, mi sto sentendo male. Eh no, devo tornare indietro. Aspetta. Ora sì che ragioniamo. Questi devono essere i soldati della Trinità dispersi. No, ma l'aveva. Olè. Sentiero fatto. E allora perché prima non me lo faceva tagliare il coso? Ok, allora vediamo, andiamo avanti un pelo ancora. Ok. E quello chi era? Dove arrivava? Wow, 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 wow.
Fischia, col pompa ti sto a sparare, eh. Meglio sparire. Minchia. Coriacei questi, oh. Cannibali, porco Giuda. Forse gira ancora. I detriti bloccano il meccanismo. C'è qualcosa che blocca il meccanismo. Ecco la roba là. Ora dovrebbe andare. Dovrò girarla a mano. Che fatica, regà! Ecco fatto. Mamma, mamma. Occhio del serpente dei miei maroni. Queste munizioni così ci hanno dato. Opla! Certo che ne hanno avuto d'ingegno questi per fare sta roba, eh! Io non voglio scoprirlo. Fammi vedere qua. No, questi cioè compaiono troppo, cioè ti fanno venire certi infarti sti qua, che veramente va bene tutto, gli agguati e tutto quello che vuoi. Devo far arrivare l'acqua alla ruota. No.
Ok, allora adesso. Ora si comincia a ragionare. No. Funziona. Ci sono quasi. Da dove sbucano tutti? Ci deve essere ancora qualcosa. Per non fare il giro. Vai, vai, vai. Vado. Miseria. Devo far arrivare l'acqua alla ruota. Un'altra. Ok, non so come ho fatto, ma sono riuscito a sbloccarlo. Ok. Scendo un po' a caso, sono riuscito. Ora sta a fare basta. Come non gira? Devo far arrivare l'acqua alla ruota. Ancora bloccato? Ma mi ha fatto l'animazione un attimo fa! Adesso l'ha rifatta l'animazione, speriamo. Ok, adesso. Ah.
Mamma mia, sto enigma, oh. Non sono entrati. Queste figure ricordano quelle creature, ma sono aggraziate. Yashi. Le divinità protettrici. Lo scrigno di Ishel è stato forgiato in paradiso, poi aggiunto sulla terra. Lo scrigno l'avranno fatto loro. Né i falsi dei, né i fanatici saranno autorizzati a passare. Lo stanno proteggendo. È per questo che mi hanno attaccato così. Tengono qui lo scrigno fino al risorgere del sole. Qui. Deve trovarsi qui. Un'eclissi e un airone. Come i tatuaggi sul braccio di un murato. Dov'è lo scrigno? Dove dovevo andare? Mi ha cambiato la visuale così. Ce ne sono troppi. A saperlo prima come dovevo fare. Via, 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 corri. Quanta gente c'è? Madonna, via, 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 corri. Cioè, ma questo da dove arrampica? Da dove si arrampica? Cioè, alcuni ti compaiono da sotto e neanche te ne accorgi. Mondo di sotto.
Trofeo guadagnato. Vai, Lara. Togliamoci da qua. Mannaia. Torniamo da Jonada. Finalmente ce l'ho fatta. Devo andare di sopra, vero? Sì. Mannaia. Guarda che quelli sono pericolosi, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma abbiamo anche sentito la scossa di terremoto. Ok, cosa altro ci manca? Delle calamità previste. Capito, ma dov'è che devo andare adesso per andare di sopra? Ah, qua in mezzo, ok. Posso sfruttare questi per uscire. Attrezzatura. Scarpe d'arrampicata. C'è dell'altro? Ma come? Ah, di qua. Però mi sembra che noi dobbiamo andare di giù. Cioè di su. Andare di sopra noi, no? Ok, di qua. Forte. No! Nuove altitudini, trofeo guadagnato. Ok, usciamo da sta grotta che mi sta venendo ansia. Vai, vai, eh. Raga, non ho idea di quanto sia venuto lungo il video, ma molto probabilmente lo dividerò in due. Va che gli scompaiono le scarpe dentate così dal nulla. Perché quando va a piedi normale non lo fa. Guarda che inquadratura, ma che sia proprio il massimo. Ok, op, dondola. Ok. Sì.
Quant'è la strada ancora per tornare? Ok. E via. Là, già che vedo anche quel coso, mi sa di molto lungo. Già che ne abbiamo ancora di strada, eh. Però almeno non abbiamo più i nostri amici. Amici. Devo saltare, non c'è altro modo. Ok. Sicuro che non ci fosse altro modo? Parecchio stretto, eh? Bello tostino quell'enigma. Tuffo? Tuffo. Vai. Ok. Piragna. Ok. Magari stavolta verranno anche due parti belle lunghe uguali, forse. Città segreta, ci sono tornati. Ok. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli!